Oggi siamo carichi, si parte. Siamo a Swanage. How is the pronunciation? Swanage. Siamo a Swanage. Siamo nel Dorset. È mezzanotte. Andiamo a dormire. Siamo stanchi. Buongiorno amici. Mi trovo a Swanage. Swanage è una cittadina sul mare che si trova nel Dorset, che è una contea che si trova nel southwest dell'Inghilterra, vicino Bournemouth per essere precisi, insomma. Sono qua perché è Bank Holiday, domani lunedì ed è giorno festivo qua in Gran Bretagna e abbiamo deciso, Rebecca e io, di scappare un attimo da Londra. In realtà noi volevamo andare da qualche altra parte in Europa, avevo consigliato di fare una scappata in Italia, a Milano o di andare in Norvegia, insomma abbiamo cercato qualche volo economico, però di economico purtroppo c'è davvero poco, anche perché appunto essendo qua un giorno festivo, un giorno feriale, avendo deciso davvero all'ultimo è stato difficile trovare una destinazione con orari decenti, soprattutto per decenti. Pazienza, è andato così. Abbiamo deciso di prenotare questo Airbnb, che è molto carino, piccolino, è un piccolo lodge. Qua accanto c'è la casa dove vive il proprietario dell'Airbnb. È davvero piccolino, ma è molto accogliente. Siamo arrivati in macchina, siamo partiti da Londra ieri per le 9 del mattino. Siamo arrivati qua a 1:30. Un traffico, davvero traffico. È stata molto trafficata, soprattutto la parte di Southampton e di Bournemouth, c'era una fila enorme, ma anche prima, da Londra prima, già dalla M25 vicino all'aeroporto di Heathrow c'erano delle code, c'era un casino, non lo so. Siamo arrivati qua all'Airbnb, abbiamo lasciato le cose e siamo andati subito alla cittadina, che si trova a 7 minuti a piedi. C'è la spiaggia e non ci sono le rocce come magari ci sono a Brighton per esempio. Io sinceramente non ho mai fatto il bagno qua in Gran Bretagna, però l'acqua sembra decente onestamente. Sì, non è la Sicilia, non è la Puglia, non è il Salento, non è la Sardegna, però sembra un mare decente, ecco. Prima dei 40 anni vorrei farmi il bagno qua in Inghilterra e lo farò, magari la prossima estate, perché ormai non credo che sia il periodo giusto per farsi il bagno. La cittadina Swanage è molto carina, molto accogliente, però sì, non è magari quello che uno si aspetta. Però se si viene in Inghilterra e si vuole fare un weekend che costa poco, è vicino a Londra, tra l'altro, raggiungibile in macchina, questo è un bel posto. Anche perché qua siamo nella Jurassic Coast, che parte da Swanage e arriva fino a Weymouth e credo anche dopo Plymouth. La campagna inglese non è male. A me questo tipo di vacanze piace anche tanto, anche perché non costano tanto. Noi questo Airbnb l'abbiamo prenotato 2 settimane fa e abbiamo pagato circa 100 sterline per 2 notti. Di macchina abbiamo speso 30 sterline. Ieri sera siamo andati a Poole, che è una cittadina vicino a Bournemouth. Siamo andati là per cena, abbiamo fatto una passeggiata. Molto carina anche quella. E oggi andiamo al Corfe Castle, che è un castello medievale che si trova qua vicino, credo 10 minuti di macchina. E poi forse andremo a Weymouth. Questo è il castello di Corfe. Dunque, la colazione inglese non era male. Abbiamo pagato circa 11 stelline. Più quella di Rebecca. Poi un latte, un cappuccino. Abbiamo pagato circa 30 stelline. Però non era male, è buona. Ah, sono un sacco di turisti. Questo perché il sito del castello fa parte del National Trust. Oggi è una giornata bellissima, tra l'altro. Un po' ventosa, però è davvero una bella giornata. È domenica e siamo a fine estate. Il castello è molto grande, ma è in rovina. Ed è datato 1086. Se non sbaglio, ai tempi di Enrico il Conquistatore. Una roba del genere. Fece la storia, ma in questo caso non lo so. Corfe Castle fa adesso promosso, davvero una bella esperienza. E ora andiamo a Weymouth. I'm
Benvenuti a Weymouth, cittadina marittima qua in Dorset, nel sud dell'Inghilterra. Weymouth, come tutte le città britanniche che si trovano sul mare, vivono di turismo in estate e di pesca durante l'inverno e anche durante l'estate. Per il resto c'è, diciamo, abbastanza poco. Però l'estate qua è molto carina. Questa parte della Jurassic Coast, la parte del Dorset, è molto molto interessante. Weymouth è piena di colori, le case sono molto colorate. Per il resto, però, la parte del seaside, la parte dove c'è la spiaggia, dove c'è il mare, è la classica città britannica di mare. Ok, siamo appena tornati da Weymouth. Questa volta sono abbastanza critico. No, onestamente Weymouth non mi è sembrata niente di che, niente di particolare. La High Street per esempio non era davvero ben curata, non mi è piaciuta più di tanto. La parte del lungomare non era male. C'era la parte del Quay, ovvero la parte dell'harbor, del porto dove c'erano le barche. Quella era molto carina, molto pittoresca, con le case e pub colorate, piena di gente, piena di vita. Quella era molto bella, però ecco, io mi aspetto questo nella High Street in una città. Niente, Weymouth non mi ha colpito più di tanto, peccato. Qua sono quasi le 8, doccia veloce e andiamo a cena. Stasera ci mangiamo una bella pizza. Buongiorno amici, oggi è l'ultimo giorno qua nella Jurassic Coast, qua a Swanage, e oggi andiamo a Dardoldore. Volevo andare a Dardoldore da un bel po' e finalmente oggi ci vado. Ultimo giorno, andiamo, visitina, foto, vlog e poi torno a Londra, nella cara vecchia metropoli, anzi, a St. Albans. Dopo circa mezz'oretta di macchina da Swanage, siamo arrivati qua a Dardoldore. Una cosa che non ho spiegato all'inizio è che cos'è Jurassic Coast. Jurassic Coast si estende da Swanage fino a Exmouth, che si trova nel Devon. Ci sono circa 130 km di costa, più o meno una roba del genere. La particolare di Dardoldore è che ha questa forma d'arco che è abbastanza unica. Infatti non è facile trovare in giro per il mondo una specie di arco che si forma così a livello naturale, che è davvero così ben tenuto e ben conservato, nonostante milioni e milioni di anni, perché parliamo qua di milioni di anni di erosione geologico. Io non mi intendo di geologia, non sono un esperto, però fate le vostre ricerche, metterò magari il link della pagina Wikipedia in descrizione così avete più informazioni, anche perché non credo di essere la persona giusta per spiegare queste cose. Sta di fatto che se siete in Inghilterra e vi piace la natura e la campagna, Dardoldore è uno di quei posti da visitare, insieme credo a Lands End and a Torquay. Torquay è un'altra zona, si trova in Cornovaglia, metterò sempre il link della pagina Wikipedia in descrizione così avete un'idea di cosa parlo. Voi di qua potete parcheggiare, il parcheggio costa 5 sterline per 4 ore o 10 sterline per tutta la giornata. Adesso toglierò il microfono perché credo che c'è abbastanza vento e facciamo un giro per la costa perché davvero, davvero merita. Cambiate idea, non voglio fare questa salita, è troppo ripida. A scendere secondo me sarà pure peggio, sarà più pericoloso. No, I'll be fine for that. Almost there. Quasi là, quasi arrivati alla cima. Non ce la faccio più. Non ho più l'età per fare hiking, fare queste scalate qua. Ragazzi, spero che questo mio video sul mio viaggio in Dorset vi sia piaciuto. Mi raccomando, come sempre, lasciate un like, scrivete un commento ed iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!